gara in notturna sotto un bel cielo sereno da seguire in diretta sulle frequenze di eSports. Qui è Pierluigi Pardo che vi parla, accanto a me Stefano Nava. Match valido per la fase al gironi della UEFA Champions League, match tra Atalanta e Liverpool. José Luis Palomino. Atalanta che inizierà il match con questi 11. Stefano, ti convince la loro scelta di scendere in campo col 3-4-3? Non è un rischio eccessivo? Beh, forse, ma se l'hanno scelto evidentemente deve essere il modulo che esalta più di ogni altro le qualità dei singoli a disposizione del tecnico. Qualche esordio dunque il Liverpool in questa edizione di Champions, fase a gironi che sulla carta non dovrebbe rappresentare uno scoglio difficile, ma è importante cominciare subito bene. Grande pressione sui giocatori, lo si leggeva chiaramente sui loro volti all'ingresso in campo. 3 punti darebbero tranquillità a tutto l'ambiente in vista dei prossimi impegni. Vediamo la formazione iniziale del Liverpool. Si schierano in campo col 4-3-3 senza un vero e proprio terminale offensivo di riferimento, modulo che spesso viene utilizzato per sopperire alla carenza di attaccanti centrali o più semplicemente per puntare tutto sulla rapidità e sull'imprevedibilità. Atebuer. Gosens potrebbe crossare. Duván Zapata, palla vagante. Una delle chiavi del match di oggi è certamente il confronto tra il Papu Gomez e Momo Salah. Che ne dici, Stefano? Entrambi stanno attraversando un buon momento di forma e vengono da 3 gol nelle ultime 3 partite. Si preannuncia uno scontro tra titani. Henderson. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. C'è pressing ma difende palla. L'arbitro lascia giocare, c'è il vantaggio per il Liverpool. Wijnaldum, ecco Fabinho. Svetta un'azione davvero pericolosa. Freuler, tocco verticale interessante. Ha rischiato molto il difensore qui, ma gli è andata bene. Papu Gomez. Ilicic. Ecco il tiro. Attento qui Alisson. Henderson. Occhio a Wijnaldum. Fabinho. Henderson. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. C'è stata la deviazione del difensore, sarà dunque calcio d'angolo. Palla in area di rigore. Gomez. Fabinho. Riconquista palla con un contrasto ruvido ma regolare. Atebuer. Guadagna metri. Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Palla che finisce sul palo. Ci sarà il fallo laterale da posizione favorevole. Vantaggio solo sfiorato, determinante la deviazione dei legni. Grande intervento del difensore. Robertson.
muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. Wijnaldum si inserisce bene e recupera. Henderson, il tocco su Matip. Alexander Arnold, c'è l'avanzata del giocatore del Liverpool. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Henderson voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Anche in diretta ho avuto la sensazione che fosse oltre l'ultimo uomo. Sì, ho avuto troppa fretta. Ilicic, De Roon, entrante troppo lungo, portiere sul pallone. Gomez, Freuler, si libera spazio ed è il primo gol della gara. Replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito di fatto il gol. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Si riparte dunque con il nerazzurro in vantaggio. Dall'Atalanta con il numero 72, Alexander Arnold, mette in movimento Henderson, Fabinho, Roberto Firmino, punteggio che li vede sotto ma non di molto, prestazione che lascia sperare bene per il proseguio del match. Risultato che non premia fin qui gli sforzi del Liverpool, un gol da recuperare per i Reds, missione ampiamente alla loro portata, almeno sulla carta, il cronometro è dalla loro parte, l'importante è non perdere la testa. Recupera il pallone Fabinho. Avanza minaccioso Salah. A caccia del gol del pari. Tutto facile qui per il portiere. Rimessa laterale da posizione avanzata. Alexander Arnold. Da lì può crossare. Corner per il Liverpool che vuole il pareggio. Decisamente negativa fin qui la prova di Salah, vedremo se saprà cambiarla in corsa il calciatore egiziano. Non gli stanno arrivando tanti palloni giocabili, è vero, ma la colpa è anche sua, deve metterci più impegno, liberarsi dalla marcatura e farsi vedere dai compagni se vuole toccare più palloni e rendersi pericoloso. C'è un minuto ancora da giocare, azione che sfuma. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Stefano, ti è piaciuto fin qui Ilicic? Come valuti finora la prova dello sloveno? Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Momo Salah. Riceve Alexander Arnold. Tocco orizzontale. Norma del vantaggio, può attaccare il Liverpool. Ci sarà calcio di punizione contro l'Atalanta. Vediamo se c'è il cartellino. C'è una ammonizione in arrivo per lui. Mi pare che incassi di buon grado il giallo. Sa che l'arbitro ha ragione. Occhio a Salah. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura, l'attaccante era già pronto a esultare.
La grafica in sovrimpressione ci mostra come l'Atalanta bergamasca abbia tenuto meno palla degli avversari. Sono comunque avanti, a dimostrazione di come il possesso palla nel calcio alla fine dei conti sia un dato abbastanza sterile se non viene sfruttato a dovere. Per vincere bisogna buttarla dentro, approfittare magari dell'unica palla gol avuta. Ecco Milner, palla per Firmino, palla allontanata. Sono stati ritrovati un paio di orecchini da Mané, su un tavolino del Robertson, Wijnaldum, ecco Fabinho. Pallone interessante, palla filtrante, molto interessante qui. Gol del Liverpool che pareggia. Trova Milner, palla per Alexander Arnold, non affonda Salah, aspetta l'arrivo dei compagni. Fabinho, Aldum, puntuale qui il difensore che sventa la minaccia. Ecco Milner, intervento duro ma corretto. Occhio al contropiede, può metterla da lì. Hanno trovato il gol al termine di una ripartenza micidiale. È il termine giusto, Pier. Hanno preso d'infilata la difesa avversaria, niente da fare per il portiere. Azione del gol che merita di essere rivista. Contropiede micidiale, direi. Ha finalizzato alla perfezione, un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Klopp, punto nel vivo da questa rete. È chiamato a guidare la reazione della sua squadra al vantaggio avversario. Entrambe le squadre optano per il cambio. Reds che devono rimboccarsi le maniche se vogliono arrivare al pari. Con il numero 10, Alejandro Gomez. Robertson. Questo è il cambio deciso dal tecnico dell'Atalanta. Fuori con il numero 91. C'è spazio, occasione. Dentro. Ferma tutto con un gran tackle. Comodo l'intervento del portiere. Nelle file del Liverpool. Lascia il campo con il numero 3, Fabinho. Tutto è pronto per il cambio, si attende solo il segnale dell'arbitro. Vediamo se questa sostituzione riuscirà a portare nuove energie e nuove idee. Prova a mettere pressione al portiere. C'è la gita fuori porta del portiere che non accenna a tornarsene fra i pali. Nelle file del Liverpool. Può essere la mossa giusta per provare a raddrizzare la partita. Il numero 5, Jorginho Wijnaldum. Entra con il numero 8, Keita. Mette in moto Thiago. Roberto Firmino. Ridà indietro il pallone al compagno. È veramente insuperabile in questi interventi difensivi. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Pallone profondo, pericoloso. Bravo il portiere a dire di no. Grande intervento del portiere. Occasione per Ilicic. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Errore di Alcantara. Manca poco al termine della gara con questi ultimi minuti che possono regalarci sorprese. Ottima la copertura. Hanno metri a disposizione. Buon possesso di palla. Il Liverpool a caccia del gol del pareggio in questo finale.
L'arbitro lascia giocare, c'è il vantaggio per il Liverpool. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Era già ammonito, attenzione, vediamo cosa decide l'arbitro. Questo è il cambio deciso dal tecnico. L'allenatore non vuole rischiare e decide di togliere il giocatore ammonito. Questa è una scelta saggia. 19, Berat Gincsity. Entra in campo con il numero 17, Cristian Romero. Beh, è difficile calciare in porta da lì, più facile che crossino in mezzo per provare ad agguantare il pareggio a ridosso del 90esimo. Milner! Questo è un gol pesante che riporta il risultato in parità. Dormita colossale, come possiamo vedere da questa immagine. Non si possono vedere i cerchi pallone. Bravi, siamo approfittati. Una partita pazzesca con il risultato che torna ancora una volta in parità. James Milner. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Questo è il cambio deciso. Thiago Alcantara. Fuori. Ottime qualità nel possesso fin qui. Dentro. Sfugge qui al difensore. Ruslan Malinovskyi. Grande recupero. Sadio Mané. Intercettato il lancio di Mané. Manca poco alla fine, ma il Liverpool prova a vincere la partita. Parità allo scadere del 90esimo.